Allora, Stefano Santarossa è qui con noi. Mi dai la domanda, regia, quella che stiamo ponendo in questa edizione del giornale, alla luce poi, alla luce di quanto ha affermato il presidente della Giunta regionale del Veneto, Zaia: io non pago il canone RAI, ha detto, no? E molti altri si stanno allertando. Qualcuno mi dice a me: ma perché tu non ti fai promotore di un comitato per raccogliere le firme? Magari si potesse fare questo. Non si può fare, per un semplice motivo, che non si può fare un referendum per abolire una tassa, perché altrimenti, vi immaginate, aboliamo l'ICI, 700 milioni, non 60, 700 milioni che firmano, e quindi siamo succubi di questo, diciamo, porcellum, perché è un porcellum anche questo. Stefano Santarossa. Sì, che poi è in realtà la tassa sulla detenzione del, come hai visto, dell'apparecchio, quindi chiunque abbia un televisore in casa è obbligato a pagare. Quindi, non solo un televisore, anche un semplice video, perché lì dice sì, sì, basta che sia predisposto, indipendentemente dall'uso del televisore. Tant'è che sono andati in una videoteca e hanno elevato ovviamente il loro verbalino. Perché? Perché hanno visto che avevano dei video che proponevano thriller dei loro film, e come uno, no, che abbia l'affettatrice per tagliare il salame. Loro hanno detto: non abbiamo né l'antenna con la TV, non abbiamo nulla, non significa. E dicono: basta sia predisposto. È incredibile. Chiaro, ma... è come io fossi predisposto ad uno stupro, però non lo faccio, mi vengono a mettere in galera. Cioè, hai capito? Il problema però è capire se quello che propone l'amico governatore del Veneto sia in linea con quanto hanno fatto i leghisti in questi anni, perché io vi racconto la irresistibile ascesa leghista in Rai. Allora, partiamo dal consigliere del CDA Giovanna Bianchi Clerici, ma in quota a Carroccio figurano anche Antonio Marano, che è stato vice direttore con delega sui palinsesti, quindi vice direttore generale della RAI fino a pochi mesi fa, ma Pasquale D'Alessandro, direttore di RAI 2, Massimo Ferrario, direttore RAI S, il canale destinato alla cultura, nonché direttore del centro di produzione di Milano, Roberto Nepote, direttore RAI Gold, Aldo Papa, direttore di Isoradio. Sempre in quota leghista Simonetta Faverio, con direttore di RAI Parlamento, Gianluigi Paragone, vice direttore RAI 2, e conduttore ancora oggi di un programma di approfondimento, Alessandro Casarin è attualmente proprio stato nella vicenda del cambio del direttore di Rai 1, la pedina che la Rai ha dovuto subire per la quota che la Lega ha voluto assicurare in quanto direttore del TGR. Allora, il problema è proprio di spazzare via questo sistema clientelare di cui la Lega fa parte come gli altri partiti. Quindi c'è un referendum che i radicali hanno fatto, si ricorda, direttore? Come no? Per privatizzare la RAI. Come no? I cittadini votarono per farlo. Questa è la soluzione, al di là della demagogica proposta di abolire questo canone, che in realtà attualmente non può essere abolito. Quindi sia la privatizzazione... Non può essere abolito, però può essere non pagato. Tu sei meglio di me, che se invece di essere in 50 a non pagare sono in 56 milioni, voglio vedere cosa fanno con 56 milioni di persone che non pagano. E allora, in modo secondo me coerente, il governatore dovrebbe fare come molti radicali, fare obiezione civile, autodenunciarsi, chiamare chi deve controllare. Non vengono, non possono venire, quindi, perché loro ti dicono: ti porto via l'apparecchio, poi non possono sigillarti le reti RAI, perché torniamo al discorso iniziale, qui si parla di una tassa sull'apparecchio pure predisposto. E queste cose qua che mi fanno incavolare. Tutto questo nasce dopo che la Lega Nord, ti ricordi, aveva lanciato, ma nel 90 anzi, appunto il proclama: non paghiamo più il canone. E allora ci fu questa legge che cambiò, no, canone. Ne parleremo ancora. Che poi la Lega durante, diciamo, durante il governo Berlusconi non abbia fatto per certi versi quello che tutti si attendevano, ma questo è un dato di fatto. Allora, purtroppo dico è un dato di fatto, non nascondiamoci dato, del fatto che però La RAI è usata per piazzare gli amici, Stefano, cantanti, Stefano, attori. Tutti si può sbagliare,
tutti si può sbagliare. Perseverano. Basta comunque non perseverare. Mi pare che oggi la Lega sia uscita dal governo e non persevera. Mentre altri, allora, pur uscendo, alzano sempre le che manine. Che ritiri tutti i suoi raccomandati che stanno in RAI, nei vari TG regionali e anche a livello nazionale, e così potrà parlare, perché fino ad allora non ha nessun titolo. Tutti i partiti, se ritirano i loro adepti all'interno della RAI, non rimane più nemmeno l'antenna, nemmeno nemmeno l'antenna trovano, perché anche quella è raccomandata, anche l'antenna. Grazie Stefano. Bene, così.